Non so con cosa inizi. Questo è Anima Mundi. Anima Mundi è un percorso che lei fa. Dietro c'è anche tutta la mappa e sta portando avanti uno spettacolo sui cinque elementi. Ma come, gli elementi sono quattro? No, sono cinque, ma dopo lo spiegherà. Di sicuro è che adesso inizia. E attenzione, quando lei si immerge nel suo suono, nella sua musica, si trasforma completamente. Quindi non so con cosa inizierà, ma so che sarà un'esibizione molto bella. Non lo so nemmeno io. Non lo sai nemmeno tu? Andiamo bene. Allora, guarda, togli la telecamera da me, puntala su di lei, perché adesso la protagonista diventa lei, e lei si chiama Manuela, però il nome con cui la conoscete è Dolce Nera. Na 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 na, ah hey, na 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 na, ah hey, na 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 na. Sdraiata sul divano con un caldo africano, provo a immaginare come fare la foto più bella dell'estate, che batte il record e mi piace. Mi serve un drone che dall'alto fa uno zoom, inquadra fluttuare senza pancia in su. Basto per affogare il sole in mezzo al mare, tra milioni e milioni di buste, tartine, le sighe e cannucce, metà del pianeta di plastica. Ai, 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 ai. Un bimbo giovane che in spiaggia innocente mi dice che la fine imminente è stata colpa mia evidente. Amare il mare, amare il mare, amare te, amare il mare, amare il mare, amare te, amare il mare, amare. Se si ama, amare il mare, amare il mare, amare te, amare il mare, amare il mare, amare te, ama, ama, se fosse mi ama. Amare il mare, amare il mare, amare te, amare il mare, amare il mare, amare te, ama, ama, se fosse si ama. Amare il mare, amare il mare, amare te, amare il mare, amare il mare, amare te, ama, ama, se fosse mi ama. Chi non piace godere, chi non piace comprare, serve spazio mentale per avere morale. Un Photoshop alla madre terra, ricordi lei che il pianeta terra ha milioni e milioni di buste, bottiglie, piattini e cosucce, metà del pianeta di plastica. Ai, 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 ai. Un bimbo gioca in spiaggia innocente, mi dice che la fine è imminente, che è stata colpa mia evidente. Amare il mare, amare il mare, amare te, amare il mare, amare il mare, amare te, amma, amma, se fosse si ama. Amare il mare, amare il mare, amare te, amare il mare, amare il mare, amare te, amma, amma, se fosse mi ama. Amare il mare, amare il mare, amare te, amare il mare, amare il mare, amare te, amma, amma, se fosse si ama. Se mi ama, amare il mare, amare il mare, amma, amma, se fosse si ama. Amare il mare, amare il mare, amare te, amare il mare, amare il mare, amare te, amma, amma, se fosse si ama. Se mi ama, hey, è iniziata la grande. È iniziata perché tu hai mostrato Anima Mundi. Hai mostrato Anima Mundi. Attenzione, non mi... ci entriamo qua? Sì, sì. Lo sposto un po' questo, vai, poi lo riavvicino. Ho mostrato Anima Mundi, quindi hai iniziato con l'acqua. Ho iniziato sì, con l'elemento acqua. No, guarda, allora ti devo dire la verità. L'album che tu hai fatto vedere è la parte musicale di questo tour che sto per fare, di questo spettacolo teatrale, recital, no?
che sto per fare, però appunto il tour invece è proprio la parte completa, lo completa quest'album, perché è appunto la parte di recital, di racconto, che è quella più intrigante. È intrigante perché si basa su due principi bellissimi, sono quelli dell'anima mundi e dei cinque elementi adesso collegati, no? Dove per anima mundi si intende fondamentalmente che tutti gli organismi viventi, tutti noi, piante, animali, cose, pianeti, stelle, siamo parte di un'unica anima universale, e quest'anima universale si compone di questi cinque elementi, sono acqua, aria, terra, fuoco e l'etere, e l'etere appunto è la sostanza dell'anima mundi. Tutto questo non è una roba astratta, perché uno la racconta così e dice ok, può essere, che astrattume è? No. Allora, questi cinque elementi innanzitutto non vanno intesi come una roba fisica, cioè non è che noi parliamo della terra, dell'acqua, cioè fisicamente gli elementi fisici. Sono le caratteristiche di questi cinque elementi sono come se fossero delle caratteristiche umane. E per farti un esempio, la terra che vuol dire solidità, stabilità, resistenza nell'azione, l'acqua che vuol dire purificazione ma anche informazione, il fuoco che vuol dire non solo luce, amore e calore ma anche trasformazione. Cioè, allora, sono delle caratteristiche umane che ci danno il modo di guardare alla realtà attraverso questi filtri. Queste caratteristiche umane sono in ognuno di noi, no? Noi ci siamo dei periodi in cui magari siamo più stabili, dei periodi che abbiamo voglia di cambiamenti, dei periodi che abbiamo voglia di movimento, di muoverci di più, no? Quindi in questo caso terra o aria, eccetera. Ma attraverso questi cinque elementi uno può guardare la realtà, cioè è un giochetto, no? Tipo, questi elementi non sono equilibrati dentro di noi. Magari ne prevale uno e gli altri no. Allora, tipo, io posso fare questo giochetto costantemente nella mia testa. In questo momento come mi sento? Tipo, e le persone che stanno accanto a me, o anche le persone che ho appena conosciuto, o anche, che ne so, i politici. In politica tipo, manca l'aria, per forza, manca il cambiamento, sembra tutto fermo. L'aria è simbolo di movimento, velocità, direzione, no? Cioè, è un giochino carino attraverso il quale uno può dare uno sguardo alla realtà. E che cosa succede? Che tutto diventa divisibile in questi cinque elementi, che la realtà noi possiamo comprenderla, riuscire ad essere degli osservatori, riuscire a vedere in qualche maniera, non so, come il disegno più da lontano. Da lontano attraverso dei parametri, che poi non sono i parametri di vita, perché sono i cinque elementi costituenti la vita, e sono e il parametro più grande poi alla fin fine è quello della connessione. Non dico la connessione interna, proprio della connessione spirituale, no? Tra gli esseri viventi. E questa è fondamentalmente quanto riusciamo a condividere, a stare connessi. Stranamente, nel periodo della maggiore connessione tra gli esseri umani, ci lanciamo addosso le cattiverie. Quando uno viene a teatro e mi sente parlare dell'etere, per esempio, che è appunto la sostanza dell'anima mundi, è l'elemento che rappresenta la condivisione, la connessione, che è il filo invisibile che lega tutti noi all'universo intero, a livello spirituale, no? Come se fossimo tutti collegati appunto da un'unica anima universale. Quando parlo dell'etere è affascinante, perché a un certo punto uno capisce che se non ci riteniamo collegati l'uno all'altro, se non ci crediamo a questa cosa e se non c'è connessione spirituale, non c'è l'empatia. Non c'è la conoscenza, c'è la paura che porta all'aggressione, al sovrastare. L'opposto, praticare l'etere, cioè sentire la condivisione, invece crea la fiducia. E quindi la fiducia contro alle guerre, crea la partecipazione, no? La partecipazione alle cause anche degli altri. Insomma, è bello da vedere, cioè. Poi non è, diciamo, c'è anche la mia parte ironica dentro, cioè non è che io faccio i pipponi e basta. Sapete qual è il problema di Dolcenera? Che oltre ad essere una bravissima musicista ha anche un cervello che pensa, e questo oggi è un po' un problema. Però è bello che tu, Manu, parli di unione, perché oggi, mai come oggi, ci rendiamo conto che c'è bisogno di unirci alla terra, a tutto, unirci tra di noi che ci vogliono divisi, unirci alla terra, agli elementi e rispettarla. Non a caso è iniziato, per caso ma non è mai un caso, con
Amare Mare. Amare Mare è una canzone che, oltre ad essere stato un enorme successo, è stata adottata da Greenpeace per il rispetto del mare. Anche il video che tu hai fatto, siamo andati insieme a dove eravamo, a Ischia, a pulire la spiaggia, eccetera. Quindi hai iniziato con l'acqua. Vuoi continuare con l'acqua o cambi elemento? Guarda, potrei continuare anche con l'acqua e farti un pezzo che è presente, un altro pezzo in Anima Mundi che si chiama L'Oceano e la Stella. È un pezzo che non appartiene all'acqua soltanto perché c'è la parola l'oceano nel titolo, ma perché nel significato, è uno dei significati dell'acqua, dell'elemento acqua, che è anche purificazione. Allora, perché secondo me questa canzone c'ha dentro la purificazione? Perché racconta di un rapporto di coppia nel momento in cui si spegne per cause dovute alla deriva, diciamo, di comunicazione e di sociale che c'è adesso. Sai quando due si ritrovano spenti a casa tipo zombie davanti a uno schermo nero, davanti allo Black Mirror e cominciano a non comunicare più, no? Allora c'è la voglia di rendere, di tornare ad essere, a purificare il rapporto tra le persone, no? A renderlo vero, a renderlo empatico, a renderlo intenso, a renderlo reale. E quindi a volte si può ripartire da un sorriso per questa sorta di purificazione, però questa canzone per me è dell'elemento acqua, l'oceano e la stella. Dolce Nera. Siamo incatenati, siamo annoiati, si fa tutto e non si pensa a niente. Tutti coi teoremi a rincorrere i problemi che ci offuscano la mente. Siamo annebbiati, siamo consumati, morti ogni notte, poi rinati. E come ogni sera ritornare a casa e spegnersi davanti al cellulare. Neanche una parola, come in una chiesa, confessiamo ormai la nostra resa. Siamo tutti soli, siamo tutti uguali, tutti quanti con gli stessi mali. E poi all'improvviso, per non morire, mi fa un sorriso e il mondo incazzato non fa paura, non fa più paura. Per Dio, io per quel sorriso farei di tutto, darei la vita. Tu sei l'oceano e io la stella e non ho paura. Non ho paura, no no. Se non hai un sogno sopravvivi sempre, sopravvivi solamente, basta. Basta accontentarsi, l'arte di arrangiarsi non è arte, non inventi niente. Siamo devastati, amareggiati di fronte a quello che non siamo stati. E forse, forse non si può, forse non si può, forse non si può più fare niente. Andiamo a vivere su Marte, si può cambiare. E forse vale la pena di provarci sempre. Cosa vuoi aspettare, cosa vuoi vedere, cosa vuoi se non senti niente? E poi all'improvviso, per non morire, mi fa un sorriso e il mondo incazzato non fa paura, non fa più paura. Per Dio, io per quel sorriso farei di tutto, darei la vita. Tu sei l'oceano e io la stella e non ho paura. Non ho paura, non ho. E poi all'improvviso, per noi fai un sorriso e il mondo incazzato non fa paura, non fa più paura. Per Dio, io per quel sorriso farei di tutto, darei la vita. Tu sei l'oceano e io la stella e non
paura, non ho paura, non ho paura. Se non hai un sogno sopravvivi sempre, sopravvivi solamente, basta. Basta accontentarsi, l'arte di arrangiarsi non è arte, non inventi niente. Non ho paura, non ho paura, non ho paura, non ho più. Ma tu canti che non hai paura per esorcizzare, ma in realtà hai paura o no? No, non ho paura. Sono in un momento di, sono 21 anni che c'è Dolce Nera, per cui io valuto, diciamo, la crescita della mia persona attraverso la crescita di Dolce Nera, attraverso quello che è riuscito a esprimere questa qua. Per cui dopo 21 anni sono stabile. Mi faccio troppe seghe mentali, quello sì. No! Poi sono femmina, che vuoi? Poi sono cantautrice delle seghe mentali ogni giorno. Cantautrice solista, perché bisogna specificarlo, perché ci sono tanti cantautori adesso, sono tantissimi, però scrivono in squadre da 10, 11, 12 persone. No, te lo dico non per fare polemica, ma perché proprio ieri ho avuto una brutta esperienza con un giornalista che mi parte con la domanda tipo di fare un resoconto della mia vita, no? Come se e io gli dico: guarda, sono in questo momento qua, cioè non gli dico sono felice, perché non si può dire, è sbaglio, perché nella comunicazione si deve dire yeah, è tutto fico. Quindi parto dal dire a cercare che sono in un momento in cui cerco l'essenza, poi gli dico: guarda, la difficoltà dell'essere una cantautrice donna che fa un certo tipo di vita nella scrittura, e mi fa: come? Esistono un sacco di cantautrici donne in questo momento, fatto. E cioè, io lo vedo, lo sento, perché lui voleva che io parlassi male, no? Del resto, ma io non volevo parlare male, perché era semplicemente diverso. Se c'è una donna che scrive in mezzo a 10 altre persone, non è come scrivere una canzone da solo. Cioè, io mi ricordo che io andai a Sanremo il primo anno, 21 anni fa, e vinsi Sanremo Giovani con una canzone scritta da sola, da me, un incosciente totale. Cioè, una tra l'altro tra le prime canzoni che scrivevo, quindi non avevo ancora la percezione di cosa era lo scrivere, però tutti mi dicevano che guarda, sei portata, le canzoni pare che abbiano un capo, una coda, abbiano una sostanza, abbiano un'identità, no? Me lo dicevano quelli che lavoravano con me, quindi io dicevo: ah, vabbè, non avevo molta esperienza, perché quando sei ragazzino vai con l'istinto, no? Però scrivere una canzone da solo o scriverla in 10 è una questione che proprio ti cambia lo stile di vita. È come fare il medico o l'alpinista. Cioè, non so se mi spiego, la profonda solitudine in cui ti trovi, non che a me non piaccia scrivere con gli altri, a me piace anche, però è chiaro che tu nella vita ti puoi definire un cantautore se hai scritto qualche canzone da solo, insomma. Ti cambia però purtroppo lo stile di vita, la solitudine ti porta alle seghe mentali, come abbiamo detto prima, ma anche a conoscerti, a metterti in discussione, a mettere in discussione il mondo attorno a te, a capire se tu trovi una chiave di comunicazione con quel mondo lì. Quando tu mi hai chiesto se io ho paura, io ho avuto paura. C'è stato un momento, ho avuto paura del mondo, di come stava cambiando il mondo, che c'erano certi aspetti che non mi piacevano, e questi erano legati alla musica, purtroppo. Legati alla musica. Per cui, che cosa è successo? Che a un certo punto, che mi sono ritrovata e la musica è diventata troppo incasellata, no? Cioè, c'è un po'... deve stare dentro un contenitore. Oh, non si chiama contenitore, si chiama playlist. Stavo dimenticando, deve stare dentro una playlist e la playlist deve avere delle caratteristiche per cui tutti i pezzi si assomigliano e invece non era così, perché anni fa, io mi ricordo 21 anni fa quando sono nata io mi ricordo che tu non potevi essere uguale a qualcun altro, perché ti dicevano: c'è già quello lì. Ok, le mode sono sempre esistite, è sempre esistito
le correnti musicali, quindi uno abbracciava una corrente musicale, la faceva sua, quindi l'epoca del punk, questo e quell'altro, però chi poi emergeva aveva delle peculiarità, si differenziava dal resto, mi sbaglio o no? Oh, hai ragione, ma qual era la canzone che tu c'hai? Siamo tutti là fuori. Quella siamo, mi vuoi far cantare al posto che parlare? Pure tu? No, 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 mi sto... No, ma hai guardato? Allora io deduco che passi la palla a me. Allora io mi aggancio a quello che tu hai detto. Non sia mai che ti faccio un comizio lungo, qua abbiamo altri ospiti, dobbiamo... No, 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 ma io sto con te fin quando vuoi, guarda. Finiamo alle 3 stanotte. Allora, quindi quello che ti voglio chiedere è questo. Guarda che lo spettacolo mio, non venite in teatro. No, se non siete preparati a 3 orette di spettacolo. Ma non è tipo Baglioni, perché è di più. Cioè nel senso, perché Baglioni parla meno, perché io parto dall'essere una muta col mutismo selettivo e con le tette ad essere una che gli piace parlare senza tette. Cioè io c'ho questo passaggio sono arrivata al logorroico. E però è bello perché in teatro si può, in televisione non si può, ma questo non è nemmeno televisione, quindi posso. Comunque, tu aspetta, tu facesti Siamo tutti là fuori a Sanremo e vincesti? Yeah. Ma siamo tutti là fuori. Baudo mi presentò la cantautrice salentina. Poi devo dire la verità, dopo Pippo Baudo io penso che nessuno mai mi abbia chiamato più la cantautrice. Io ti dico cantautrice. Tu mi dici ma altri perché? Te frega degli altri. Allora, perché te lo dico io perché? Faccio autoanalisi. Perché sono carina. Io mi ricordo che il mio primo produttore mi disse all'inizio: ricordati che quelli con le tette, le cantautrici con le tette non sono credibili. Per questo ti sei fatta rimpicciolire le tette? Sono rimpicciolite da sole, la potenza della mente, la mente può influire sul corpo, sono rimpicciolite da sole. Il mio primo produttore me lo disse però prima che io vincessi Sanremo, quindi feci in tempo a farmele scomparire. Ma nessuno mi aveva detto che se poi ero pure leggermente fica... Perché ero leggermente fica all'epoca, dai. Lo sei anche adesso. Beh, un po' più con l'età, però. Però nessuno mi aveva detto che questo essere leggermente carina poteva non andar bene col concetto di cantautore. E quindi penso. Siamo tutti là fuori. Dica. Di che elemento fa parte? Ah, ecco. Fa parte dell'aria. E perché? Allora, aria, ribadiamo. Velocità, movimento, direzione, cambiamento. Siamo tutti là fuori è una canzone in cui io mi ritrovo là fuori a correre in cerca di un sogno insieme ad altre persone, perché c'è un siamo tutti là fuori, tutti a correre dietro ai loro sogni che possono diventare un sogno condiviso, i singoli sogni, tutti a correre disperatamente a cercare di vivere, di credere in qualcosa e quindi è una corsa per il cambiamento generazionale e in più c'è il fatto che, voglio dire, poi mi ricordo che in quel momento il titolo è anche un po' poetico, no? Nel senso siamo tutti là fuori, perché là? Perché là? Perché siamo etere, cioè siamo aria, e là non è qui. Io mi ricordo che i discografici mi dissero, ma guarda, ma dovresti fare, siamo tutte qua, fuori, tutte femmine, qua, fuori. La mia risposta fu, ma chi? Noi zocco. Cioè non ho capito, perché? Perché? E non mi fecero il contratto. E io andai a Sanremo e vinsi, e il contratto lo fecero tipo il venerdì sul sabato. E da lì mi ricordo, lì è proprio karmica la cosa mia. Io vinsi da indipendente, però non ero già più indipendente, no? Perché tra venerdì e sabato fecero il mio primo manager quel contratto lì. Però tendenzialmente mi ricordo che andai in quel ristorante dove alla fine festeggiammo la vittoria con tipo tutto il festival, ero stata da sola, io e il produttore e basta. E quel momento lì c'erano tipo 50 persone, dello stuolo di 50 persone, io pensavo, ma chi sono questi? Ma perché? E quella cosa l'ho sempre pensata poi, dopo, sempre purtroppo. Sempre l'ho pensata, non c'entrano.
Allora, sappi che adesso lei ti pesta con molta veemenza, però non è perché lei non ti vuole male. Esatto, non è che ti vuole male, è che gode a fare l'amore con te. Quindi stai tranquillo, adesso pesterà forte, perché questo pezzo prevede questo. Siamo tutti là fuori, dolce nera. Vai. Di qua siamo di là, siamo dove ci va. Andiamo in giro tutta la notte. Chissà perché non siamo mai a casa prima delle sei. Fino all'alba e un po' più in là. Di notte come dentro un film, un gran bel film. Siamo tutti là fuori, in attesa di vivere un sogno. Siamo di qua, siamo da quale festa si va. Chissà che storia mi sconvolgerà. Stanotte sì, sono così come mi capita. E voglio fare quello che mi va. Voglio vivere come dentro un film, un gran bel film. Siamo tutti là fuori, cerca di nuove emozioni da vivere. Oh, 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 oh. Fuori di qua, dove si va, che posto non ce n'è, non c'è modo di parcheggiare l'anima. Si va in un pub e basta un po' di birra e musica per non sentirci soli mai. Di notte come dentro a un film, un gran bel film. Siamo tutti là fuori, in attesa di vivere un sogno incredibile. Diamo l'anima in ogni storia, sempre in cerca di nuove emozioni da vivere. Siamo Selle Noire, siamo voci in un bar. Qualche volta in disparte a piangere, ridere, credere. Siamo storie e i domani sono solo domande lontane da fottuta. Allora, io te l'avevo detto che ti picchiava forte, però tu sembra quasi che io lo sapessi. Sto sudando, ragazzi, aiuto. Io non so cosa abbia fatto questo piano. Aspetta, accendi e recendi. Vediamo, prova a suonare. No, aspetta, conseguente. Ecco, allora. Regge ancora? Ha retto? Però
Vero, ma secondo me qua ci facciamo male stasera. c'hai la leggerezza di una gazzella. Cioè, io pure quando suono siamo pesanti. Allora ti dico, i cinque elementi esistono anche nell'Ayurveda. I saggi rishi dell'Ayurveda, che è la scienza della vita, circa 5.000 anni fa avevano definito questi elementi qua e avevano detto che l'uomo era fatto da tre qualità fondamentali, che era data dall'unione di questi elementi. C'era una qualità leggera, una qualità media e una qualità pesante. Allora, noi due in questo momento ci abbiamo la terza qualità, quella pesante, che ci abbiamo il bianco, caratterizzata dal colore bianco, quindi c'ha a che fare anche con la cromoterapia, questa cosa dei cinque elementi. Abbiamo bisogno di alleggerirci, abbiamo bisogno di più etere e aria. Il problema è che l'aria, come l'ho intesa io, perché siamo tutti là fuori, faceva parte dell'aria, l'aria è un po' pesantuccia anche questa. No, ma io sembrava che io me lo sentissi, vedi poi le coincidenze che... Se l'hai tirata, cioè proprio l'hai... No, non l'ho tirata, l'ho prevista, è diverso, cavolo. Le parole hanno importanza. Comunque, io vi dico una cosa, guarda. Allora, io siamo tutti là fuori, l'ho sentita fare la doccia nera, credo già 30-40 volte, bene. Era diversa questa, eh? Sì. Yeah, darling. No, ma stavo per dire, andate a vedere lo spettacolo, perché se pensate che la faccia così, non la fa così. Esatto, se pensate che la faccia così, non la fa così, la fa diversa. Ma ogni cosa è diversa, perché lei, devo dire che dal vivo sei uno spettacolo. Tu mi hai conquistato dal vivo una volta in mezzo alle montagne, dove c'era anche fra l'altro Loredana Bertè, se ti ricordi. C'ho la memoria di un criceto. Vabbè, comunque nel DVD Roxy Bar che trovate su Loredani.tv. Senti. Ma che anno, 2003? Sì, roba del genere. 21 anni fa? Sì. A posto. Allora. No, però mi ricordo, tu facevi DVD anche di quelle roba là. Sì, ti ricordo. Sei andato in copertina con Scancanensi. Sì, adesso ricordo. Quindi tu là dicevi, oh, questa è strana, live. Perché a me piace tanto la parte di improvvisazione, ma veramente tantissimo. Perché è ciò che rende il live differente e unico, alla fin fine. Allora, prima di fare una pausa, mi fai un altro pezzo? Mi fai respirare che un attimo sto... aspetta, acqua, ci vuole acqua. Aspetta. Qualcuno me la sta portando, cerca invano di scansarsi, ma non ce la fa. Fammi una domanda. La domanda era, mi fai un altro pezzo? Di quale elemento mi fai un altro pezzo? E poi dopo ci fermiamo un attimo. Allora, possiamo fare una cosa per calmarci? Facciamo. Quanti elementi ho fatto anche adesso? Ah, vabbè, pochi. Allora, facciamo il pezzo che è diventato un aforisma mio. Tu dici, come ha fatto questo pezzo a diventare un aforisma? Non lo so nemmeno io, perché allora pare che su internet vendano questa frase in tutte le forme possibili di commercializzazione, quindi frase quella da appiccicare al muro, il piccolo quadretto di merletto, il quadretto di legno, il quadretto di vetro, il posacenere, la mappina per la cucina, cioè il canovaccio per la cucina, le presine, con scritto su qualunque cosa accada ci vediamo a casa, e ce n'è una marea di rivenditori e ce l'hanno nel reparto aforismi. Cioè, manco fossi morta. Vorrei fosse chiaro che se vi volete comprare quella frase, qualunque cosa, ci vediamo a casa, non sono io che ci sto guadagnando sopra. Non sono io che sto producendo queste cose. Però io ho prodotto che cosa? La fatica di scrivere questa canzone e di saper attendere. Perché? Perché questa canzone, che è una delle mie più riuscite e che fa parte, secondo me, dell'elemento terra per tanti motivi, l'elemento terra è il mio prevalente. Guarda, per fare la strisciata che cosa mi sono combinata? 1, 2, 3, graffi ovunque, cioè, capito? Mi immolo. Va bene, io sono l'elemento terra, siamo tutti là fuori, è fatta di... No, ma adesso brucia, fra un po' esce sangue, sta uscendo il sanguettino, va. Anche così, ma anche così. Tipo, quando ti dico, una medusa si è rivoltata contro, perché dice, tu mi hai fatta spegnere, io adesso te colpisco. E dicevo che quando ho scritto questa canzone ho dovuto saper attendere, perché la strofa è arrivata in un momento e il ritornello dopo 5 anni. Le canzoni sono così, sono quasi un percorso spirituale scrivere le canzoni, cioè è liturgica come cosa, sia la scrittura della musica, sia la scrittura delle parole,
è come un puzzle che devi comporre insieme, pezzo dopo pezzo, nota dopo nota, parola dopo parola. A volte il puzzle viene fuori come un'illuminazione da solo, a volte ti senti la penna di qualcun altro, a volte devi sapere attendere. E nel caso per vedere il disegno più grande, nel caso di Ci vediamo a casa, ho dovuto attendere 5 anni e alla fin fine il pensiero della strofa, che era un unico pensiero, la strofa un unico pensiero, senza segni di punteggiatura, la chiamano in realtà questo caos legale, dubbi opportunità, questa specie di libertà, grande cattedrale, ma che non vale un monolocale. A questa si aggiunge al fine che cos'è? Cos'è che non vale un monolocale? La nostra libertà, questa finta libertà non vale un monolocale, perché noi non lo vogliamo il monolocale, noi vogliamo una casa dove poter, un diritto civile, come sarebbe bello potersi dire che qualunque cosa accada ci vediamo a casa. E a un certo punto ha preso la forma anche il secondo pensiero senza punteggiatura, quindi come se fosse un flusso unico, ma stranamente a distanza uno dai 5 anni. E questo è l'aforisma. Vado. La chiamano realtà, questo caos legale di dubbie opportunità, questa specie di libertà, grande cattedrale, ma che non vale un monolocale. Locale, come sarebbe bello potersi dire che noi ci amiamo tanto, ma tanto da morire, e che qualunque cosa accada noi ci vediamo a casa. Tutti falsi eroi verso il malaffare, vicino alla crudeltà, questa pseudo eredità di forma culturale che da tempo non fa respirare. Respirare, come sarebbe meglio potersi dire che noi ci amiamo tanto, ma tanto da morire, e che qualunque cosa accada noi ci vediamo a casa. Come sarebbe bello potersi dire, non vedo l'ora di vederti, amore, con una scusa, una sorpresa, fai presto e ci vediamo a casa. La chiamano realtà senza testimone dubbia moralità, questa specie di libertà che non sa volare, 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 volare. Cosa accada, noi ci vediamo a casa. Come sarebbe bello potersi dire, non vedo l'ora di vederti.
vederti, di vederti amore. Con una scusa, una sorpresa. Poi presto e ci vediamo a casa. Vieni qua. Vieni qua. Allora, sai che io sono profondamente, io tanto per cominciare, sono molto contento di documentare queste cose, cioè di tenere una traccia di quanto sei grande come artista. E un giorno diranno che tu sei stata una delle artiste più importanti di questa era. Mi raccomando, fatelo dopo che sono morta. Perché? Che almeno non ne voglio sapere più niente. Mi sono messa l'animo in pace. Sono pronta al pensionamento. E il mio pensionamento, però, attenzione, non è mia a casa, fa la maglia. E nei teatri. I teatri, questa roba antica. No, difatti... I teatri, questa roba magica. I teatri, questa cosa dove puoi parlare in maniera logorroica per tanto tempo. Sì, come in questo programma. Come qui. Sì, come qui. Allora, fra l'altro, Dolce Nera sarà l'8 marzo a Roma, all'Auditorium. All'Auditorium Parco della Musica, sì. L'8 marzo, dove peraltro ti daranno anche un premio. Sì, c'è tanti motivi per cui mi vorrebbero premiare, però abbiamo, ma perché io sono piena di temi sociali, capito? Certo. Le canzoni, a partire da Siamo Tutti Là Fuori, è un mondo perfetto, la violenza sulle donne, la mare, e ce n'è una marea, sì, e la pace, e Calliope. Soprattutto in un periodo, cioè, perché oltre ai meriti tuoi ci sono i demeriti altrui. Non è solo questo. No, la verità, sai dove sta l'inghippo? Allora, secondo me è perché succedono queste cose? Perché io ho scritto poche canzoni d'amore, la verità. E io ho scritto di più cose che avessero, che volevano avere una sorta di amore universale, di congiunzione. L'anima mundi non è un caso, capito? Cioè, di amore universale, di connessione spirituale. No, ma tu usi anche l'amore per altri messaggi, ad esempio anche... Però poi che canzoni d'amore, amore, 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 eh? Sì, però c'è sempre l'amore dentro. Anche quando sì. Ti innamori di un alieno e vai su una macchina DeLorean che non la fai neanche vedere. La DeLorean? La DeLorean. Ah, vabbè, quella è un'altra canzone di Aria. Qua, se ti faccio tutte le canzoni, non ti vediamo più. Comunque, sì, comunque, accadrà che a Roma, all'Auditorio, Roma, per tornare sul focus. Va bene, verrò premiata per la parte ambientalista, poi l'8 marzo per Amare Mare, quindi poi l'8 marzo è anche la festa delle donne, possiamo fare insieme alle dolci ragazze che mi accompagneranno su quel palco a un certo momento di quel concerto, che tu presenterai adesso, una di queste dolci ragazze, potremmo sì. anche valorizzare questo momento e condividere questa... Quest'idea di compartecipazione poi alla fine. Ok, allora prima di presentare una di queste ragazze, sì. volevo dire che l'8 marzo sarai all'Auditorium della Musica, poi il 29 marzo, un venerdì, saremo insieme per ripetere un esperimento che abbiamo fatto a Messina e saremo alla Darsena del Sale di Cervia. Sì, sì. Che abbiamo fatto un esperimento bello, che mi è piaciuto molto. Sì, unire insieme la mia anima mundi con i tuoi contenuti segreti, spirituali, i miei video, esatto, i tuoi video, che sono testimonianze alla fin fine spirituali dei grandi artisti italiani che tu hai collected. In quel caso non farai solo canzoni tue, ma ad esempio farai una canzone di Battiato, farai una canzone di Vasco Rossi, Dalla, esatto, oltre chiaramente alle tue canzoni. Poi vedo che sarai a Messina, Barcellona, provincia di Messina, il 6 aprile. Sarai a Fiorenzuola il 13 aprile, sarai a Torino il 21 e il 22 aprile e poi il 24 aprile sarai nel prestigioso Blue Note di Milano. Mm. 24 aprile. Sì. Non è male. No, non è male, questo è l'inizio, dai, questo è un inizio della tournée, no, primaverile, poi dopo... Tu lo sai, vero, che mi fai felice quando vai dal vivo? Sì, vabbè. Che ti ho rotto le scatole tanto tempo. Allora, la cosa che non mi piace del Blue Note, sei sincera, la cosa che non mi piace del Blue Note è che ci sono due spettacoli all'interno della stessa serata.
e non posso fare la logorroica perché i due spettacoli durano un'ora e un quarto, quindi non posso raccontare proprio tutto, 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 tutto. Vabbè, ma devi abituarti alla sintesi. Oppure sai che cosa faccio? Cosa fai? Li faccio entrare tutti subito, uno sopra l'altro. Come? Primo e secondo turno aboliti. No, non si può fare, non posso dire queste cose, sennò mi cazziano. Allora, cioè ormai, ormai lei, comoda. Lei ormai, hai capito, quando è qui è talmente rilassata che, hai capito, che sa che fa quel cavolo che vuole. Adesso un pochino comodina, detto, eh? Lì intanto. Il meglio sarebbe con le gambe qua. Mettiti qui, poi ti vuoi appoggiare a me? Ecco, ok, ok. Allora, che dici, cosa facciamo, dove andiamo? Non lo so dove andiamo, dove andiamo, io te l'ho detto prima. Guarda che è un periodo questo in cui le cose belle stanno uscendo allo scoperto. Quindi è un periodo in cui la gente vera ha uno spazio, ha una possibilità di esprimersi. Ok. Ok. Adesso... Effettivamente sono qui ad esprimermi. Esatto. Adesso che cosa... Chi lo può negare? Che cosa fai tu adesso? Cosa vai a farmi? Allora, dimmi tu quanto ancora può durare il mio intervento. Tu non ti preoccupare, cosa fai? Ho capito, bello. Allora, quando arriva l'ultima canzone... No, quando arriva l'ultima canzone dico questa è l'ultima canzone. No, ma dammela, cioè, mezz'ora, un quarto d'ora, 25 minuti. Prossimi successivi, sì. Che io devo avere a che fare con te. Sì. Ok. 20-25 minuti. Allora, fai? Cosa potrò fare? Fammi vedere, fammi. Perché. Allora. Fai pensare un attimo. Sì. Tu lo sai che non hai la cognizione del tempo, vero? No. Perché quando sei qui tu dici da quanto siamo qui e tu credi sempre che sia molto meno di quello che siamo. Perché vola con te. Vola, è vero. Allora, guarda, sai cosa ti faccio? Ti faccio quella canzone dolce. Quale? Dicevo prima che io non ho scritto tante canzoni d'amore, e proprio dell'amore tra me e te. Tu sai perché sono fidanzata da 29 anni, fidanzata con il mio compagno. E quindi non c'è più l'amore? Quindi se si fa sesso l'incesto, come dicono, però come dicevano, in 100 anni di solitudine viene fuori con la coda di maialino, no? Gabriel García Márquez e il suo realismo magico, no? Sì. Quindi, allora... È difficile, però allora c'è stato probabilmente due ne ho scritte proprio. Una è Ora mai più, che portai al Festival di Sanremo del 2016. E l'altra sta sempre in quell'album lì, ma non uscì come singolo e di questo me ne pento tantissimo, perché è una canzone che probabilmente in bocca a una donna... Non lo so quanto funziona, perché tu devi sapere che le canzoni d'amore, secondo me, funzionano più sugli uomini che sulle donne che le cantano. Perché l'uomo che canta d'amore diventa sensibile, diventa un uomo con una sensibilità, col cuore, quindi fa commuovere le donne. Mentre le donne che cantano d'amore dicono, ah, vabbè, è la solita piagnona. Quindi bisogna anche stare attenti. Forse per questo motivo femminista che non ho mai scritto canzoni d'amore. Ma si può dire anche questa canzone non è proprio una canzone d'amore. Io penso di averla scritta ispirata dalla cura di Battiato. Dici, Manuela, te stai dando col sasso? Cosa stai facendo? Vuoi una gru con un sasso a seppellirti da sola? Allora io... No, allora, però, allora, come si chiama la canzone? L'amore sa. Ok. Allora io ti faccio una proposta. No, vuoi fare tutte e due? No. No, fai un intro della cura e scivoli dentro la tua canzone. Le tonalità non l'hai mai fatta una cosa del genere, quindi mi piace il rischio, perché anche a te piace il rischio. Va bene, io ti ammazzo. Che bello, è bello far nascere cose nuove che nascono all'improvviso. Allora, la cura di... la tonalità non... una allora in fa diesis minore, invece l'altra... Ok, allora what can I do? Vabbè, faccio così. Ti proteggerò dalle paure, delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore,
dalle ossessioni delle tue mani. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale. Ed io avrò cura di te. Parlami, non fissare ancora l'orizzonte, come se potesse darti tutte le risposte. Ti ricordi che una volta mi hai portato in cima alla collina, guardavo la città con occhi da bambina e senza dire niente mi hai preso tra le braccia. Il senso a tutto esiste nel bacio di un silenzio. L'amore sa, senza sapere niente, tutto sa. Come vorrei prenderti, portarti via dal lavoro, dai pensieri, dalla gente e dalla noia, fare in modo che ogni giorno per te sia speciale, cancellare ogni dubbio, cancellare ogni male, poterti donare quello che io non ho. Se mi chiedi cos'altro fare, non lo so, sarei disposta a lasciarti andare pur di vederti felice, felice da vero. Parlami, siamo più forti di qualsiasi paura. E come se fossimo sempre stati una persona sola. Dietro ogni parola si nascondono milioni di emozioni. Spiegarle tutte quante è ossimoro per gli umani. Esplodono nel petto cantando la paura, a un passo dalla gioia o dal dolore. L'amore sa, senza sapere niente, tutto sa. Come vorrei prenderti, portarti via dal lavoro, dai pensieri, dalla gente e dalla noia, fare in modo che ogni giorno per te sia speciale, cancellare ogni dubbio, cancellare ogni male, poterti donare quello che io non ho. Se mi chiedi cos'altro fare, non lo so, sarei disposta a lasciarti andare pur di vederti felice, felice davvero. L'amore sa, senza sapere niente, tutto sa. Che io non ho, se mi chiedi cos'altro fare, non lo so, sarei disposta a lasciarti andare pur di vederti felice, felice davvero. L'amore sa, senza sapere niente, tutto sa. Sapere niente, tutto sa. Fui delicata. Sei stata dolce. Sono stata dolce? Sì. Ma nel tuo spettacolo la fai questa canzone?
Ma dipende, perché anche lì vorrei mantenere una sorta di improvvisazione, una sorta di capire, cioè, come mi sento al momento. Poi in realtà tutto quello che ho pensato non lo posso fare, perché sennò effettivamente se ne esce dal teatro verso le... Ma di che cosa, di quale elemento farebbe parte questo? Questa del fuoco, perché il fuoco è luce, amore, passione, trasformazione. Questa è veramente la cura di una persona. Cioè, vorrei prenderti, portarti via dal lavoro, dai pensieri, dalla gente, fare in modo che ogni giorno per te sia speciale. Cioè, è il dono, è il donarsi, è l'amore, è la passione. Questo è proprio il fuoco. Questo è il fuoco, cioè il volere il bene dell'altro più del tuo, probabilmente. Rimaniamo sul fuoco o andiamo dall'altra parte? Allora, fuoco, ho detto, ce ne ho poche, quindi oltre a questa, chi si può fare? Oppure, non so, abbiamo fatto... Andiamo all'etere. L'etere. Si deve andare all'etere. L'etere. Senti, la cantautrice salentina che parla in toscano. Toscano, perché vivo a Firenze. Allora, parliamo di questo etere. Cos'è l'etere? È appunto la connessione, la condivisione, no? È il filo invisibile che ci lega tutti. E quindi ci sono delle... E quindi la mia canzone d'etere che posso fare adesso è... Ma tu nello spettacolo fai anche canzoni di altri, nei vari elementi? Ma non posso tutti, cioè non posso tutti gli elementi, vario a seconda della serata, perché sennò ti dico, un concerto dura 5 ore tra le chiacchiere e tutto. Ad esempio, canzoni di altri nell'etere ne fai una o due, o non ne fai nessuna? No, la faccio. Qual è? Diverse ce ne possono essere, ci possono essere... Nina Simone, Feeling Good, nella mia versione Nuovo Giorno, Nuova Luce, in questo caso, è quella lì. E poi ce ne sono diverse altre, scelgo quella. No, Nina, fra l'altro tu avevi fatto un podcast, lo continui o hai smesso? Allora, diciamo che io avevo fatto un podcast e ci sono le prime 3 puntate sulle grandi cantautrici che hanno cambiato la storia della musica. Questo podcast... E mi è stato detto che fuori dai cofanetti in cui è imbrigliata la società, cioè, che vuol dire? E il podcast lo puoi ascoltare massimo per 20 minuti, non puoi andare oltre, la gente si rompe, lo devi ascoltare mentre stai in autobus, un podcast che è un pippone filosofico come il mio, non è possibile che lo ascolti mentre stai in autobus, quindi comunque deve durare 20 minuti, massimo mezz'ora. Io la puntata che è più corta di tutte dura 1 ora e 10. Quindi cosa succede? Che mi dicono, fatta così è poco usufruibile, eccetera eccetera. Allora io lo sto lasciando lì, lo sto continuando a scrivere, perché è un libro, come l'ho scritto quel podcast, è proprio un libro, per cui lo sto lasciando lì. Poi a un certo punto lo butterò giù e faccio finta di dividere le puntate in pezzi da mezz'ora, così almeno uno salta ed è diviso in puntate, così fotto l'algoritmo, o no? Però nel frattempo, diciamo, sono riusciti a spegnermi un attimo l'entusiasmo. E poi l'ho recuperato, ho detto, vabbè, tanto mi fermo, tanto non è che cambia niente a nessuno. Però intanto lo porterò a termine. Comunque il primo l'avevi dedicato a Nina Simone. Sì, sì, io lo farei. Il tuo Feeling Good si chiama? Perché tu hai ottenuto l'autorizzazione di fare il testo in italiano. Sì, di fare il testo in italiano, dagli aventi diritto, dagli autori americani. E questo è stato molto bello, perché, diciamo, non era mai stata tradotta, era sempre stata cantata nella lingua originale, meno male. E Nuovo Giorno, Nuova Luce. Okay. Ed è anche una canzone che secondo me andrà bene da fare per l'8 marzo, adesso vediamo. Perché questa è anche la canzone di una donna che vuole uscire dalla violenza, di una donna... Cioè, questa c'ha tanti significati, questa canzone. Una donna, la lotta delle donne contro la violenza, la lotta per l'uguaglianza degli esseri umani. C'ha tante cose dentro questa canzone, tantissime. Però principalmente è il desiderio di connettersi, nonostante le differenze, con tutti. Nuovo giorno, nuova luce, dolce nera. La luce delle stelle mi fa stare bene, il sole giallo caldo, oh, mi fa stare bene, come il volo di una rondine che va dove vuole. Nuovo giorno, nuova luce, nuova vita per me. And I'm feeling
feeling good. La musica basta, io mi sento bene. Il suono del mio pianoforte, io mi sento bene. C'è un fiume sempre in piena che scorre nelle mie vene. Nuovo giorno, nuova luce, nuova vita per me. And I'm feeling good. Dormire in pace la notte per volermi bene ed imparare insieme a volersi bene e rinunciare all'anima. Lo sai che non conviene, perché il sogno è mio, questo giorno è mio e la vita mia. Di un uomo, la dolcezza di un uomo, tutto quello che vedi, tutto quello in cui credi, l'oppressione di me, espressione di te, espressione di me, e la libertà è mia, e la libertà è mia. Nuovo giorno, nuova luce, nuova vita. Per me, feeling sei? E luci proprio. Ma non è questo di luci. Pesante. No, per fortuna. Svestita pesante. Cioè, è arrivata che si è svestita e poi dopo dice che si è vestita pesante. Sì. No, un pochino pesante sono, perché questa è un po' pesantuccia, sì. Però non oso immaginare te sotto la camicia. Starei no, ma io non sto violentando un pianoforte. Ma no, sono stata leggera. Sì, sto giro sì. Al finale. No, comunque effettivamente avevo la mia insegnante di pianoforte quando ero bambina, che mi diceva tu pesti. Un po', dai, un po' di violenza c'è stata su questo povero pianeta. Però quello che non sapeva la mia insegnante è che io pestavo perché avevo un pianoforte bruttarello, che non era molto sonoro, non suonava sulle basse, per cui soprattutto con la mano sinistra pesto tantissimo e stavo cercando di lasciare tipo questa... Thank you.
cercando, ma è difficile, difficile, perché poi mi viene trascinata dal resto. Ma trovare un equilibrio è difficile per tutti, far equilibrare gli elementi dentro di noi, le nostre qualità, è un casino. Mi dispiace che la telecamera, per quanto possa catturare in maniera fedele ciò che accade, non potrà mai catturare l'energia che ha questa ragazza. È incredibile starle vicino. Senti, l'Etere, qual è un brano tuo dell'Etere? Allora, il brano mio dell'Etere è quello con cui ho vinto Sanremo, è straordinaria la vita. Sì. Allora, com'è straordinaria la vita? No, io sostengo sempre che in effetti tu avevi vinto Sanremo con straordinaria la vita, poi Sanremo non lo vince mai chi in realtà doveva vincere. Who knows? Mai, talvolta sì, talvolta no, boh, non lo so, poi non si sa poi come si evolvono le cose. Di sicuro, guarda, una cosa posso dire, che una canzone a un certo punto, in realtà la canzone in sé poi diventa delle persone, no? Può diventare relativamente a seconda del risultato delle persone, però quando prende le persone le prende per l'essenza della canzone, non per il tuo posizionamento a Sanremo o meno. E l'essenza, se è pura, dura 21 anni, e io lo vedo quando lo suono dal vivo. Questa canzone qui, come altre, anche alcune altre canzoni mie. Però devo dirti una cosa, che Sanremo, essendo un caravanserraglio, un agglomerato dove butti dentro tutto, raramente le cose vere escono. Io mi ricordo che quando Gianni Morandi venne a Roxy Bar, dove tu c'eri e facesti anche insieme a Fausto Mesolella quell'opera incredibile, Over the Rainbow, esatto, lui venne da me e mi disse: ma io non l'ho avuta a Sanremo, perché lui era presentatore e direttore artistico di Sanremo, e tu non so che pezzo avevi fatto quando c'era lui. Quando c'era lui, ci vediamo a casa. E lui mi ha detto: ma sai che io non credevo mica fosse così bella, l'ho avuta a Sanremo, ma non mi ero accorto che era così brava. Quindi significa... Ci sono tutti, lo so, ma che cosa volevi dire? Ti ho interrotto. Vai, significa... Questo significa, no, ma potevi andare avanti, eh? Questo significa che il Sanremo, dove c'è il casino totale, la cosa vera nella marmellata non esce. Perché sai cosa? È difficile, sì, è difficile. Perché andrebbero per non tanto le cose vere, gli artisti non possono stare in uno stesso secchio e tu prendi il numeretto come la tombola nel sacchetto, no? Cioè, così. Perché non siamo paragonabili. Ognuno ha un'anima differente. Quindi il bravo direttore, o magari qualcuno dovrebbe poter riuscire a differenziare tanto, ma riuscire anche a creare un collegamento. E differenziare vuol dire anche avere il coraggio, certe cose di farle fare in acustico, certe cose di creare dell'atmosfera, cioè di differenziare parecchio e di mettere in evidenza l'essenza dei vari partecipanti, cosa che invece adesso come adesso poi proprio è molto difficile fare adesso come adesso. Perché adesso come adesso appunto ci sono i parametri, tu devi stare dentro questo parametro qua, tu sei quella dei pezzi leggeri dance, quindi niente, dance e l'orchestra non suona, a posto. Però pure gli altri che cosa fanno? Cioè devono fare, cioè non possono stare in questa stessa categoria, quindi crei un altro tipo di struttura, ma è complicato, cioè io penso che te ci sei riuscito a fare questa cosa nei tuoi Roxy Bar, te hai sempre, sei passato di palo in frasca di artisti, cioè, perché da uno all'altro e tutti differenti, però riuscivi a creare collegamenti e continuità, e il collegamento è fatto anche di parola, però sinceramente, perché non è questione, esce il numero, non è una gara di bellezza di cani, cioè... Il problema è che Sanremo è sempre stato un po' così, cioè siccome è una gara non si può parlare con i cantanti, invece in realtà non è una gara, deve essere una cosa in cui tu crei uno spazio per quello, uno spazio per quell'altro, 30 cantanti non si può fare, 30 sono troppi, mi dispiace, perché sennò non c'hai il tempo, gli fai dire qualcosa, gli fai esprimere un argomento, gli fai suonare un pezzo in acustico e poi magari il pezzo in gara, no? Si fa una cosa, sarebbe bellissimo, sarebbe intenso, sarebbe vero, non sarebbe la sfilata, scegli quale ti piace, cioè
No, non è bello. Io l'ho sempre detto che la gara non fa parte della musica. Quando lo dicevo all'inizio, mi dicevano, vabbè, questa non si vuole esporre, no? Ma questa è la verità. Perché la musica è talmente fatta in maniera diversa, da tante personalità diverse, che non c'è modo di confrontarle. Poi, se vuoi proprio confrontarle, però almeno, cioè, concentra, differenzia, non so. La musica non è competizione, ma è condivisione. E pensa se tu, in mezzo a tutti con l'orchestra, tutti i suoni pieni, eseguivi Com'è straordinaria la vita a piano e voce. Sarebbe stato fantastico. Guarda che però io una volta ho avuto questa possibilità di fare un pezzo che, vabbè, poi non lo so, il valore del pezzo magari non era il mio pezzo, chissà quale, probabilmente, magari era una cosa a cui mi ero affezionata, che aveva una certa atmosfera, un po' blues, però magari non era chissà che, e io lo feci dentro un Sanremo, quel pezzo che era Ora Mai Più. E purtroppo se è confezionato tutto così il programma, cioè in quel momento sembravo, cioè che mi dicevo, guarda, sembravi un ospite straniero, cioè talmente tanto di fuori, però poi sembravo strana, capito? Sembravi strana? Non c'era un modo dove bisognava far entrare nel mondo, dire mezze parole. Cioè. Ma perché tu sei banale. Banale? Dove... No, ma sei detto sembravo strana. Sembravo strana, sì, sembravo troppo strana. Ah, troppo strana. Com'è straordinaria la vita, Dolce Nera. Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita e l'altro in cui credi che è proprio finita e ti viene da ridere, ti viene da piangere. Ti viene da prendere un treno, andare a fanculo, lasciare tutto con me. E qui non è facile, ti senti fragile. Qui, dove tutto quello che conta è quello che senti. E sentire com'è, sentire com'è. Com'è straordinaria la vita. Com'è, coi suoi segreti, sorrisi, gli inganni. Com'è straordinaria la vita, che un giorno ti senti come in un sogno e poi ti ritrovi all'inferno. Com'è straordinaria la vita, che non si ferma mai. Sì, non si ferma mai, ti viene da ridere, ti viene da piangere, ti viene da crederci ancora, provare a lottare, dare il meglio di te, che qui non è facile, ti senti fragile, qui dove tutto quello che conta è quello che senti, e sentire com'è. Com'è straordinaria la vita. Com'è che ti fa credere, amare, gridare. Com'è straordinaria la vita, che un giorno ti senti come in un sogno e poi ti ritrovi all'inferno. Com'è straordinaria la vita, che non si ferma mai, sì, non si ferma mai. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Oh, 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 com'è straordinaria la vita, che un giorno ti senti come in un sogno e poi ti ritrovi all'inferno. Com'è straordinaria la vita, che
non si ferma mai. Sì, non si ferma mai. Mi viene da ridere, mi viene da vivere. Vieni qua. Allora, Dolce Nera sarà l'8 marzo all'Auditorium di Roma, Auditorium della Musica. Insieme saremo il 29 marzo, venerdì, alla Darsena del Sale di Cervia. Entrate dentro il sito della Darsena del Sale. Il 6 aprile sarà a Barcellona, provincia di Messina. Il 13 aprile a Fiorenzuola. A Torino il 21 e il 22 aprile e a Milano al Blue Note il 24 aprile. Com'è straordinaria la vita che tu vieni qui, ti esibisci e il Duca di Bentivoglio ti manda delle tagliatelle, dei tortellini appena fatti dalle loro sfogline? Ah, sono arrivate le tagliatelle e i tortellini. Ah, oh, sentivo un profumo. Cazzo. No, ecco, vi vedevo parlucchiare da questa parte con della roba in mano, prima mi avete distratta un attimo, sul bridge di com'è straordinaria la vita, perché, però, che c'è? Dai, apriamo un attimo. No, vabbè, ciaone. No, vabbè, ciao, grazie, apprezzo tantissimo, ma torno a casa a fare il brodo, quindi adesso, voi siete pronti a continuare senza di me, perché io vado certo. A fare la desperate adesso. Certo. Io faccio il brodino come mi hanno insegnato a Bologna, eh? Sì. Cioè me l'hanno insegnato, lo faccio così, mi viene talmente grasso che lo rifiuta pure il mio compagno. Vabbè, no, non è bello. Che bello, che bello, guarda, ma che regalo bellissimo. Adoro, perché mi piace cucinare, molto spesso mi... E quando sono serena nei momenti di scrittura utilizzo la cucina per trovare l'equilibrio, no? E mi piace cucinare. Questo invece è il periodo che invece non sto cucinando proprio. Prima facevo le dirette che si chiamano La Cantavacciuola, Casa Dolce Nera, La Cantavacciuola. Adesso è un periodo che invece è di molto lavoro, quindi sto odiando cucinare. E soprattutto ho detto proprio ieri al mio povero compagno, ho detto guarda, se vedo un programma di cucina in televisione o di hotel, t'ammazzo. Cioè, no, devi spegnerci solo quello. Non voglio vedere più roba di cucina o di gente che mette a confronto i ristoranti, gli alberghi, ce n'ho fin sopra, cioè, ma è possibile mai? Anche lì, tutto uguale, uno tutto uguale, con le stesse frasi, le stesse cose. It's insane. Ah, posso usare una frase che dicono tutti? Qual è quella che dicono tutti? Stasera hai spaccato. Che dicono spacca. Che brutta sta cosa. L'ho sempre odiata, lo sai? Anch'io. Ma perché? Perché? Vai, spacca. Hai spaccato. Poi dipende per quanto tempo hai spaccato. Cioè, quanto dura quel tempo di spaccamento? Poco, molto e rispetto a chi? Ciao Manu. Grazie. È sempre bellissimo stare con te. Anche per me stare con te. A presto. Ciao.